Benvenuti su AntiTube, io sono Paolo Caneva e questo è il canale di musicoterapia da guardare. Con questo video comincia una nuova serie sul pianoforte o la tastiera funzionale alla musicoterapia. Oggi cominciamo a orientarci sui tasti. Cominciamo con l'orientamento su questa tastiera. Come potete vedere, la tastiera di un pianoforte è fatta da tasti bianchi e tasti neri, e questi tasti bianchi e tasti neri si dividono fondamentalmente in gruppi da 2 e da 3. Detto così è molto facile, e quello che secondo me vale subito la pena provare è cominciare a suonare questi gruppi di 2 e di 3, perché il nostro cervello, insieme con le nostre mani, si deve abituare a questo movimento. Quindi partiamo e con la mano destra, prima con l'indice e poi con il medio, facciamo questi due, poi ci spostiamo, ci spostiamo, ci spostiamo. E con lo stesso modo scendiamo. Poi usiamo anche la mano sinistra per suonare i gruppetti da 3. Non sarà facile, perché le dita tendono a scivolare giù dai tasti neri. Scendiamo. E ora proviamo a fare insieme destra-sinistra. La sinistra fai 2, la destra fai 3. Passiamo sopra, la sinistra fai 2, la destra fai 3, la sinistra fai 2. La destra fai 3, 2, 3, scendiamo, sopra, sopra, sopra. Sembrano degli esercizi noiosi, ma vi garantisco che sono molto utili all'inizio, quando cominciamo a prendere confidenza con questa dimensione orizzontale. I tasti neri però in verità a noi servono per capire dove sta il Do, la prima nota, quella che conosciamo meglio di tutte perché ce la portiamo dietro da quando abbiamo imparato a suonare il flauto alla scuola elementare. Quindi il Do è il tasto bianco prima dei due neri, quindi questo e poi ci sono i due neri. Questo è un Do e poi ci sono i due neri. Questo è un Do e poi ci sono i due neri. Questo è un Do e poi ci sono i due neri. Io ho detto il tasto bianco prima di due neri, ma prima quando salgo, cioè vado da sinistra verso destra. Se invece scendo, quindi vado da destra verso sinistra, il Do sarà il tasto bianco dopo i due neri. Guardate, due neri, dopo i due neri, bianco. Ok? Proviamo a farlo con una mano sola, quindi solo con la destra, il pollice suona il Do, indice medio e due neri. Pollice, pollice, pollice sul Do, torniamo indietro. Con lo stesso sistema possiamo trovare anche il Fa, che è il tasto bianco prima dei tre neri. Do, re, mi, fa, ma così ci orientiamo con i neri. Fa, fa, fa. Scendiamo. Con una mano sola. Fa. Torniamo indietro. Fa, 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 e a questo punto adesso andiamo a vedere che cosa ci sta invece dopo i due neri. Quindi prima il Do, due neri, e poi c'è il Mi. Quindi i due neri sono, diciamo, confinanti con un Do a sinistra e un Mi a destra. Quindi due neri, Mi. Due neri, mi, 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 due neri. I tre invece sono confinanti con il Fa, l'abbiamo visto prima, e con il Si, quindi.
Sì, torniamo indietro. Quindi ricapitolando, do prima dei due neri, mi dopo i due neri, fa prima dei tre neri, si dopo i tre neri. Lo vediamo in questa ottava centrale. Do due neri, mi dopo i due neri, fa tre neri, si dopo i tre neri. Bene, abbiamo finito, io vi ringrazio, è tutto nuovo, immagino che vi anticipo già, insomma, che questo video e anche il prossimo saranno un po' tecnici, un po' noiosi, però in fondo sono 5-6 minuti questo, 5-6 minuti l'altro, potete resistere e poi cominceremo a divertirci a fare qualcosa di interessante. Grazie, grazie, grazie e spero che anche questa serie vi piaccia. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi cliccando sulla mia faccia. Qui potete trovare i tutorial dedicati alla chitarra e qui potete trovare i tutorial dedicati all'armonia. Come diceva la mia nonna, suonate in pace. Ciao!